Salve a tutti ragazzi, io sono Marco, vi do il benvenuto nel mio canale. Oggi vedremo insieme come ho effettuato la sostituzione del vaso WC insieme alle varie situazioni che ho riscontrato, soprattutto nella rimozione. Questi che vi sto mostrando sono i materiali occorrenti per l'installazione del nuovo vaso, ovvero lo scivolante per tubi, i tasselli per il fissaggio dei sanitari, e la guarnizione o morsetto del retro WC, la quale funzione è quella di fare tenuta e non disperdere acqua che proviene dalla cassetta di scarico. E infine la guarnizione del WC, che nel mio caso è da 110. Prima cosa inserisco il morsetto aiutandomi e facilitandomi il lavoro con dello scivolante. Questo è il verso corretto di montaggio del morsetto. Ora verifico tramite il metro che la guarnizione BC aderisca alla parte di ceramica e che abbia quindi la stessa misura. Fatto questo, inserisco la guarnizione portandola fino alla battuta. Andiamo ora ad installare il coprivaso nuovo che in negozio ho pagato circa 30 euro. È munito di staffe e ora vi mostro come assemblarlo. I prigionieri vanno stretti a mano. Queste borchie in plastica dovete metterle nel verso giusto, come sto facendo io nel video. Una volta nei fori, basterà stringere questi dadi in plastica che garantiranno il giusto accoppiamento già con una buona stretta a mano. Per un maggior serraggio, però, è possibile anche usare una pinza a pappagallo, ma senza esagerare. Guardate infatti la stabilità che ha soltanto stringendolo con le mani. Passiamo ora al lavoro scomodo, quello di rimuovere il vecchio vaso WC. La prima cosa è quella di chiudere l'acqua e poi scaricare la cassetta. In seguito bisogna rimuovere i dadi a terra con la chiave da 10 mm e se presente rimuovere il silicone o il cemento bianco. Nel mio caso non ci sono né uno né l'altro. Come potete notare, lo scarico è di piombo, pertanto bisogna intervenire con un cannello a gas sia per la rimozione che per la nuova installazione. Intanto rimuovo il vecchio morsetto, altrimenti non potrò estrarre il WC. Dato che è molto secco ed indurito, mi aiuto con dello sbloccante, il quale faciliterà anche questo tipo di lavoro. Ora finalmente è il momento di rimuovere il vaso. E indovinate che cosa ho trovato sotto? Nessuna guarnizione, perché il vaso era completamente avvolto dal cemento in modo tale da evitare la fuoriuscita dell'acqua. Questo sistema veniva adottato in passato quando non erano in commercio le apposite guarnizioni. Ora però mi toccherà rimuovere il cemento e modificare l'altezza del tubo. Ora, per rimuovere il vecchio canotto, devo scaldare lo stagno fino a farlo diventare quasi liquido. A quel punto potrò sfilarlo. Questa operazione deve essere fatta a fiamma bassa in modo tale da evitare di bucare il piombo, anche se rispetto allo stagno ha temperature di fusione molto ma molto più alte.
In questa vecchia saldatura è stato usato probabilmente dello stagno al 50%, cosa che mi ha fatto tribolare un bel po', in quanto solitamente viene utilizzato lo stagno al 33%, in modo che se si deve rimuovere il canotto è molto più semplice farlo. Se vi state chiedendo il motivo per il quale sto segnando il tubo con il pennarello, vi dico che lo sto facendo perché 5 cm fuori dal pavimento non può starci, in quanto la massima altezza ammissibile affinché il nuovo vaso aderisca bene a terra è di 2 cm. Quindi mi è necessario tagliare 3 cm e per fare una misura precisa avvolgo lungo tutto il suo diametro della carta gommata da 3 cm che mi farà da guida. Prima di installare il nuovo vaso, pulisco bene lo stagno residuo presente sullo scarico e per questa operazione mi aiuto con il cannellino a gas butano e una raspa. Bisogna pulire bene per poi reinserire bene il tutto e prepararlo alla nuova saldatura. Prima di saldare il tubo però deve essere pulito, quindi deve essere rimossa la cromatura attraverso l'ausilio di una smerigliatrice angolare con montato il disco lamellare. Questa operazione è fondamentale affinché ci sia la legatura corretta con lo stagno. Ora posiamo il vaso nuovo, per segnare i fori da effettuare, la misura del tubo corretto da prendere per tagliarlo e per mettere a squadro il WC rispetto al muro. Cosa importante è che la braga, ovvero la guarnizione, deve essere calzante allo scarico per terra in PVC, quindi bisogna accertarsi che entri bene. Mi raccomando ragazzi, guanti, occhiali e mascherina sono fondamentali per la nostra sicurezza, quindi adoperiamoli. Ora traccerò mediante un bulino i fori da effettuare per andare a inserire i tasselli per i sanitari. Per non scheggiare le piastrelle, i primi 2 cm di foro li eseguo senza la percussione. Inoltre, per ottimizzare, eseguo prima il foro con la punta da 6 e poi con la punta da 8. Voglio tranquillizzarvi perché al giorno d'oggi è difficile che troviate tutti questi inconvenienti, in quanto con i nuovi scarichi in PVC la sostituzione non prevede tutta questa procedura. Probabilmente se i vostri impianti sono recenti troverete già gli scarichi in PVC e il lavoro sarà molto più che semplificato. I fori per i tasselli vi consiglio di farli un po' storti, di modo che sarete agevolati quando andrete a montare il sanitario, perché così facendo il dado cieco non toccherà sulla ceramica. Un'altra cosa che mi sento di dirvi è quella di prendere bene le misure in modo da calcolare che bisogna fare restare la parte terminale filettata all'esterno della vite, altrimenti non si avviteranno bene i dati e di conseguenza il water non sarà stabile. Infine, se abbiamo eseguito correttamente il lavoro, possiamo inserire questi gommini e possiamo avvitare i dadi ciechi. Ovviamente il serraggio non deve essere esagerato, ma adeguato. Prima di effettuare la saldatura del canotto, eseguo un test.
Scarico dell'acqua mediante un secchio per vedere se la guarnizione a terra tiene bene oppure presenta delle perdite. Se risulta tutto regolare e privo di perdite, allora posso procedere e terminare con la saldatura. Se volete vedere la procedura completa per saldare gli scarichi in piombo, in alto a destra alla fine del video vi lascio il tutorial da me eseguito per effettuare questa operazione. Non è difficile, ci vuole soltanto un po' di pratica. A questo punto verifichiamo aprendo l'acqua ed eseguendo un ciclo di scarico che non ci siano perdite d'acqua. Se la prova va bene, possiamo sigillare il tutto con il silicone bianco antimuffa. Ragazzi, io con la spiegazione ho terminato. Prima di concludere voglio dirvi che per me il fai da te conta tantissimo, mi piace moltissimo e la prima regola è quella di essere sempre curiosi e sempre cercare di andare a fondo ad ogni problema che si presenta davanti, trovando soluzioni per ogni cosa. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto e se effettuate l'iscrizione al mio canale vuol dire che vi ho trasmesso qualcosa di buono. Vi ringrazio tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!